Metto all'interno di un contenitore l'olio di semi, dello zucchero di canna oppure zucchero semolato, un cucchiaino di estratto di vaniglia, ma potete mettere benissimo anche della scorza di arancia grattugiata. Aggiungo il vino bianco, do una mescolata veloce e aggiungo la farina, mescolando. Metto il resto della farina e continuo ad impastare. L'impasto si è compattato, impasto con le mani. Impasto bene, prima all'interno del contenitore e poi sul piano di lavoro, fino ad ottenere un impasto bello, compatto ed elastico. Ho impastato bene il composto, copro con della pellicola trasparente e faccio riposare perlomeno per 20 minuti. Adesso lo divido in due parti e inizio a stenderlo col matterello, una sfoglia molto sottile di circa 2 mm. Ho steso una sfoglia molto sottile, come già vi ho detto, lo spessore di circa 2 mm. Procedo a tagliare le chiacchiere. Realizzo le chiacchiere con una rotella dentata, formo dei rettangoli della lunghezza di 10 cm e della larghezza di circa 4 cm. In seguito realizzo un taglio al centro di ogni chiacchiera. Adesso vi mostro. Ho messo abbondante olio di semi in una pentola sul fuoco. Controllo che l'olio sia a temperatura, immergendo uno stuzzicadenti nell'olio. Quando si formeranno intorno tante bollicine, significa che la temperatura è giusta. Procedo con la frittura. Non appena saranno dorate, le tolgo e le metto nella carta assorbente. Ed ecco le chiacchiere vegane pronte, senza latte, senza burro, senza uova. Sono friabilissime, croccantissime e hanno un ottimo sapore. Spolverizzo con zucchero a velo e poi sono pronte da servire. E adesso l'immancabile prova assaggio. Davvero ottime, croccanti, leggere. Io le preferisco quasi quasi alle originali. Provatele e poi fatemi sapere. Un bacio a tutti, al prossimo video!